Avevate ragione ragazzi, non si sentiva l'audio. Allora vi abbiamo spoilerato una cosa velocissima. Uh, Forse intanto... un giorno ce la faremo a partire comunque tutto in ordine. Sì, sì, tutto, sì. Tutto vi abbiamo spoilerato, vi abbiamo lasciato senza audio perché così guardavate un po' le domande del grid test, della grid scale. Uh, che qualcuno di voi che ci ha seguito ieri l'abbiamo visto, l'ha voluta, l'ha voluta scaricare. Uh, e vi avevamo detto ieri, non abbiamo avuto il tempo, di spiegare. che vi spiegavamo un po' che cosa. Uh, che cosa servisse questa, questo grid test? Allora, innanzitutto, ehm, diciamo grazie ad Angela Dukeworth, giusto Marco? Si chiama, cioè giusta la pronuncia? Io che l'inglese. Yes. Grazie. Thank Backward. you. Thank you. Talkworth. Okay, Pareva sbagliato. Um, mm -hmm. Perché lei è, è un'accademica, psicologa e scrittrice mh, degli Stati Uniti. E ha scritto questa, questa scala perché è profondamente convinta del, um, di questo fattore, il grit, la grinta in italiano, no? come fattore motivazionale, e quindi ha, ha cercato di capire come misurare questa, questa grinta. Uh, ora ha cercato di farlo mh, con una serie di domande, appunto questo test che vi abbiamo proposto che eh, in tantissimi usano già. Marco ci confermerà nel, nel mondo del, del business, che invece è poco portato nel mondo calcistico. Se diciamo business anglosassone più che altro, eh, perché in Italia non è ancora qualcosa che venga vista, cioè, sai, in Italia queste cose qua vengono molto viste come fuffa e la gente invece di provarci, invece di give it a try, dice no, mm -hmm. no, questa roba no. Eh, però vabbè, ci siamo noi, non preoccupatevi ecco, <ride> male. noi ve l'abbiamo semplicemente tradotta ragazzi eh, trovate anche più informazioni al link che vi abbiamo dato dentro in modo tale che potete capire da dove arriva, come è stata studiata eh, quali sono le, uh, gli elementi scientifici di base e cosa si propone di fare ok? in modo tale da, da, da darvi poi vi consiglio, vi consigliamo anzi questo bellissimo video appunto di suo, di Angela Angela Uh, si chiama La chiave del successo. La trovate, lo trovate su Ted Talk: è molto interessante, dura 6 minuti, 6 minuti del vostro tempo. Uh, investiti bene, uh, poi sicuramente vi innamorerete del, del, per chi non, già non conosce la piattaforma. Um, eh, vi innamorrete sicuramente e vedrete che i 6 minuti diventeranno tipo sei ore al giorno, però vabbè eh, tanto abbiamo tempo molto probabile abbiamo tempo, allora ragazzi andiamo nel core del, dell'episodio di oggi, nel cuore della centralità, parliamo di feedback vogliamo dare, abbiamo in, in, ritenuto importante ieri dare quella eh, spolverata rispetto a quello che è il nostro pensiero sulla motivazione, quindi sul ruolo dell'allenatore Uh, dal punto di vista motivazionale è chiaro che già ieri abbiamo affrontato un po' in alcune domande, alcuni vostri interventi le, il fattore feedback oggi vogliamo andarci un po' più a fondo anche se in realtà lo abbiamo già fatto un mesetto o due fa in cui uh, riparlavamo nel nostro episodio podcast del feedback e, e stiamo tra l'altro buttando giù delle cose molto interessanti che, che, che stiamo, stiamo studiando per voi e quindi a breve ci sarà una una, una buona notizia dal punto di vista della, della lettura, ecco. Allora, feedback. Vo voglio dire una roba, una cosa innanzitutto. Um, fate domande e rispondiamo. Strano, no? Visto che di solito non lo facciamo <ride> mai. Pazzesco, questa roba in è una roba incredibile. Innovazione di cambio di campo, ne Quindi nel caso non vi preoccupate che, che ci fermiamo, leggiamo i commenti. Um, la prima cosa che vi dico è, che vi diciamo è, tu non sei importante, non sei importante perché importante è troppo relativo, tu sei fondamentale. Il concetto mh, su cui si basa la pedagogia, soprattutto la pedagogia non lineare, è, è un concetto che pone come fondamento, come base, pilastro, visto che ci piace la parola pilastri, de, della, della pedagogia, dell'insegnamento, il ruolo dell'insegnante, del formatore, ok? o Dell'allenatore. Questo perché non può prescindere un apprendimento efficace da un, una, dal mandare, il, dal portare il proprio allievo, il proprio ragazzo, il proprio giocatore, la propria ragazza all'apprendimento, in direzione di un apprendimento che sia contestualizzato a quello che si sta facendo e altresì attitudinalmente. Eh, allineato a quelle che sono appunto eh, le abilità, gli interessi, i bisogni, come abbiamo detto ieri, della, della persona. Quindi, se qualcuno vi dice, perché poi eh, girando in giro, parlando con le persone, qualcuno e eh, anch'io sono abbastanza sostenitore del fatto che si dice che l'allenatore non è importante, sia allenatore di prima squadra. Secondo me. L'allenatore di prima squadra è, è che non è importante, è meno importante di un formatore dal punto di vista della formazione siete fondamentali, avete una responsabilità grandissima, ormai no, è, è una cosa anche, come dire, non dico stupida, ma risaputa questa, e quindi questa responsabilità mi dispiace, deve pesarvi, deve pesarvi perché quella è, è la responsabilità che vi deve portare sempre al miglioramento, e que in questo ruolo il feedback è fondamentale. Bisogna migliorarlo se possibile, se già non è perfetto, anche se di perfetto non c'è niente, e quindi bisogna che la prima cosa che si faccia, a mio avviso, in questo senso, è confrontarsi. E vi diremo in questo episodio il perché. Eh, proprio alla fine di questo episodio, scusate, scusate, questa diretta, perché mm -hmm. alla fine c'è un concetto eh, che è proprio il perché non si può fare le cose solo studiandole o solo facendole una volta e poi ripetendole. Allora, io vado un attimo avanti. Uh, C'è una, una frase che ho, che ho raccolto da, da, da un famoso libro: <ride> eh, Quando ti ricordi di fornire in modo proattivo un feedback positivo, crei e rafforzi il feeling tra te e i tuoi atleti. Vuol dire. Ancor, ancora questa frase viene dopo quella di prima perché rafforzare il feeling, quindi creare nel, contestualmente e, e contemporaneamente uh, credibilità, creare fiducia, queste sono me, le due parole fondamentali, perché un feedback funziona e non il contrario, è la base per far sì che si riesca a lavorare con un bambino, un ragazzo, in maniera efficace favorirne l'apprendimento. Ora, vi voglio far vedere questo, questo video. Perché questo video eh, di, tratto appunto da Ted Talk eh, di Rita Person, una, una insegnante, ormai capo insegnante, una sorta di. Vedetela come l'allenatore degli allenatori nostro. No? Il, quello che qui in Italia è chiamato direttore del settore giovanile, che, però spesso e volentieri eh, fa cose totalmente diverse da quello che dovrebbe fare veramente un, un direttore del settore giovanile. In questo senso, guardate questo video di un paio di minuti, che secondo me è molto bello e fa eh, a tratti anche comico, eh, che spiega una cosa importantissima. Vi lascio, vi lascio ascoltare. Allora, se partisse, eccolo qui: I have had classes that were so low. so academically deficient that i cried i wondered how am i going to take this group in nine months from where they are to where they need to be and it was difficult it was it was awfully hard when my mama died two years ago at 92 there were so many former students at her funeral it brought tears to my eyes not because she was gone but because she left a legacy <laughs> Oh, vi ho bio messo che non sbagliato. The part of the that was so mettere. low. Sempre so, deficient so that academically deficient that i, I cried. Vabbè, tanto. E lo racconto un attimo. I wondered uh, how am i going to take this group? È un nightmare. From where they are. un attimo che cosa volevo farvi vedere. E eh, it I difficult. The sta parlando dei, dei, I dei ragazzi che challenge his academic achievement at the same time. Ma io sono che lei um, forma, Forma, esattamente. È una scuola americana, ok? E, e praticamente quello che lei fa è cercare di portare un modello totalmente diverso da quello che è generalmente, che generalmente eh, è nella, nella didattica americana, no? Eh, se sapete, è ferma un po' come noi da, da un po' di tempo. Allora, quello che fa adesso, intanto che cerco il video, Marco, tu sei tipico? Ti sì, io racconto. Sì, no, allora praticamente, ragazzi, questa, questa signora qua. Eh, allora, prima di tutto, i TED Talk, eh, vi faccio un attimo l'infaratura, generale, sono molto inspirational. cioè, Sono quei, quei discorsi che fanno, il tipo ce la faremo, bisogna far così. Io una volta ho fallito, ma guardate adesso sono il migliore del mondo. Quindi, ogni cosa che voi sentite, ogni cosa che vedete, dovete un po' usare un filtro anti-stronzi, <ride> nel senso capire solamente quello che davvero c'è di buono, ok? Eh, perché sono bravi a parlare queste persone. Qua, eh? Fanno dei. Cioè, studiano per fare questi talk, cioè, questo esatto. per i gli speaker è la cosa migliore, cioè, è il Super Bowl degli speaker. È la finale di Champions League degli speak eh, Ve lo diciamo per perché, cui... magari, magari qualcuno di voi lo conoscerà già, eh? però insomma, magari per chi non è avvezzo a questo tipo di, di informazione sicuramente può essere utile. Eccolo qui, esatto. Eccolo qui, ragazzi. Ah, vai, vai. Parte ora. I wondered, how am I going to take this group in nine months from where they are to where they need to be? And it was difficult. It was, it was awfully hard. How do I raise the self-esteem of a child and his academic achievement at the same time? One year I came up with a bright idea. I told all my students, you were chosen to be in my class. Because I am the best teacher and you are the best students, they put us all together so we could show everybody else how to do it. One of the students said, Really? <laughs> I said, Really? We have to show the other classes how to do it. So when we walk down the hall, people will notice us. So you can't make noise, you just have to strut. And I gave him a saying to say, I am somebody. I was somebody when I came, I'll be a better somebody when I leave. I am powerful and I am strong. I deserve the education that I get here. I have things to do, people to impress and places to go. And they said, "Yeah. <laughs> you say it long enough, it starts to be a part of you." And so, I gave a quiz, 20 questions. Student missed 18. I put a plus two on his paper and a big smiley face. He said, Miss Pearson, is this an F? I said, yes. He said, then why'd you put a smiley face? I said, because you on the roll. You got two right, you didn't miss them all. I said and when we review this won't you do better? He said, "Yes ma'am, I can do better." You see, minus 18 sucks all the life out of you. Plus 2 said I ain't all bad. Ok ragazzi, allora in questo video di Rita Person che trovate su TED Talk, mm, più o meno circa metà video, lei Evidenzia il ruolo in maniera anche come, tra virgolette, pseudocomica, no? se vogliamo, eh, il ruolo del feedback positivo e lo evidenzia dando uh, al pubblico e alla gente che segue questa, uh, questa immagine del feedback positivo come uh, far vedere, far notare le cose. Che funzionano rispetto a quelle che no, no? Quel discorso del più 2 anziché il meno 18, che sembra banale. Sembra banale se vedete, ridono, ridono gli spettatori nel video, ridono quelli che la stanno ascoltando, no? E lei comunque ha un tono che vorrebbe indicare a questa. a questa. a provocare questa cosa. Ma nel bambino nel bambino, nel ragazzo, questa cosa, sebbene possa essere. Cioè, se fatta in un certo modo, se fatta con volontà positiva, con quel feeling che dicevamo prima, con quella potenza di relazione che si è creata da prima, è incredibilmente rafforzante. No? Questo è per far vedere a voi quello che poi anche in realtà è nell'insegnamento in generale, è pedagogia questa, non è solo, um, come dire, calcio. Ecco. Marco, mi ci senti? Sì, sì, no, vi sento, è molto, molto interessante. Tra l'altro, Cristiano dice: eh, La motivazione che cerca di metterci è importantissima anche in una squadra, no? Alla domanda cosa pensate si possa riportare al mondo del calcio. E dice che sembra un po' guardiola nel video di ieri. <ride> Cristiano so, cioè, è proprio così, è vero, è vero, sembra guardiola, ma perché, se tu vedi il minimo comune denominatore tra i due non è tanto il fatto della, cioè, oltre alla motivazione che cerca di buttare una motivazione in, in, intrinseca anche questa tra l'altro e anche il fatto che in inglese è figo perché dice we're in this together no? siamo ci siamo assieme in questo problema cioè, non è che sei te che devi riuscire a trovare la soluzione ai tuoi mali noi due insieme riusciremo a risolvere i tuoi problemi in questo caso è eh, passare l'anno nel caso di ieri è arrivare non mi ricordo in finale di Champions o comunque vincere il campionato però la cosa figa è che creare il feeling vuol dire essere assieme, proprio come ieri, per cui bravo Cristiano, sono d'accordissimo. D'accordissimo. Sì, 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 sì. Chiaramente se avete altre impressioni, ditecele, anche in relazione a quella, che, a quella che è la diretta appunto di ieri. Sì, ecco, esatto. Come, come al solito non, non vi diremo mai siete stronzi, siete stupidi o non, non è vero, perché non, non è quello il punto, non possiamo dire cose giuste o sbagliate. Siamo tutti... Sulla stessa barca anche noi <ride> a, a ragionare su cosa si può migliorare, per cui eh, aspettiamo i commenti. Anche. Allora, io intanto voglio mettere l'accento anche su questa cosa no? rispettivamente al video. Lei a un certo punto, Rita, fa, fa un, quel passaggio appunto del... Mh, siccome siamo nel contesto scolastico il, e, e devo, tra virgolette, valutare quella che è l'andamento la, la, del, del ragazzo cerco di, nel momento in cui lui va male, cerco di soddisfare quel, uno dei bisogni che in psicologia viene chiamato bisogno di competenza da, da, da alcuni modelli, ed è uno di quei bisogni che ha anche il calciatore, il giovane, no? Cioè sentirsi abile nel fare. Quel sentirsi abile non, non solo deriva dal risultato... Che viene, viene espresso dall'azione, ad esempio, l'aver fatto bene, il, uh, aver fatto gol, piuttosto che eh, aver difeso bene in quella situazione, piuttosto che essere riuscito a creare una situazione tale per cui la squadra è andata a finalizzare l'azione. E quello è un autosoddisfacimento del bisogno. Come sapete, il feedback può essere interno o. Esterno no? quindi nel momento in cui tu vedi che qualcosa va bene, e ti dai già un feedback da solo e ti rafforzi. La tua competenza diventa un po' più alta, o meglio, la tua percezione di competenza diventa più alta. Il bisogno, che se vi ricordate, ieri abbiamo detto, bisogno, desiderio, necessità, sono totalmente collegabili al concetto di motivazione, no? Uh, che cosa succede? Nel momento in cui voi date un feedback positivo. Que voi soddisfate questo tipo di bisogno e soddisfando questo tipo di bisogno l'atleta si motiva, cioè voi state andando ad agire su, una, su un, una, un elemento che è chiaramente quello motivazionale, ossia date un feedback, il feedback viene percepito, facciamolo nell'esempio pratico, no? uh, io magari faccio un'azione un inconscia. Eh, e compio questo recupero palla facendo una, una, un intervento in scivolata che mi viene inconsciamente eh, buono Recupero palla, finisce l'azione, perfetto, dico ok vabbè recuperato palla, finita l'azione, bene. Poi però magari il mio mister da fuori vede che eh, quell'azione, io ho fermato un'azione importantissima Che dietro di me c'erano altri due avversari che io non avevo visto No? E che avendo fermato questo tipo di, di, di andamento della squadra avversaria, ho predisposto la mia squadra a non prendere gol. Ho permesso alla mia squadra a non prendere gol. Cioè, dare questo tipo di feedback positivo, spiegando esattamente che cosa è successo, crea, eh, soddisfa quel bisogno di cavolo. Sono, sono forte in, quel, in quella roba lì. E eh, quante volte vedete bambini che casualmente, o ragazzi che diventano forti, in quello in cui voi gli dite che. Che stanno facendo bene e magari loro neanche lo pensavano che stavano facendo bene, ma il fatto che voi gliel'abbiate sottolineato e spiegato in maniera positiva fa loro rendere coscienti consapevoli del processo che sta avvenendo e quel processo li porta veramente a migliorare. Quindi, qua è quello qua è lo schema che, che vi dicono: bisogno soddisfare il bisogno porta a motivare. Che porta quello stato d'animo, qualcosa che senti dietro di mizza, Porca miseria, ma che bello! Mi sta dicendo che ha funzionato, quindi vuol dire che ho fatto qualcosa che è ancora più grande di quello che pensa in questo preciso istante. E questo stato d'animo positivo è fortemente legato all'apprendimento. È, è, è ormai spiegato da tutti, in pedagogia, in psicologia, eh, in tutti coloro che eh, sono. Mh, studiano il motor learning l'apprendimento motore in generale lo stato, uno stato emotivo alterato positivamente quindi delle emozioni forti e positive portano ad un apprendimento efficace più efficace quindi non si Ci può tengo a dire anche... scusa no, vai, vai, non si può prescindere dal pensare che eh, il feedback non sia uno strumento fondamentale lo è lo è soprattutto in ambito formativo e bisogna tenerne conto e da lì richiamo il concetto di responsabilità. Se voi oggi lo dubito, lo dubito fortemente, ma ehm, se voi oggi pensate che dire solo quello che non funziona, quindi dare feedback eh, negativi o direttivi e basta, sia la chiave per correggere e far apprendere, avete sbagliato tutto. La, bisogna portare il giocatore a... Vivere la situazione creandogli la situazione che vogliamo allenare e dare feedback possibilmente positivi e continuativi per favorirne l'apprendimento motorio in quella situazione? Ok, io chiedo, allora, prima di tutto, chiedo una cosa, ragazzi: prima di, eh, di, di, dare, di dirla mia, su una cosa, allora, la prima cosa vi dico: ragazzi, se voi non conosceste i vostri giocatori, ok, mettiamo questo, questo esempio qua, questo grosso vincolo, eh, secondo voi? Facendo un medione funziona di più un feedback, feedback positivo, quindi se è stato bravo, quindi per migliorare la, il giocatore, senza conoscere, se è stato bravo in questo dire hai sbagliato questa cosa oppure mh, un feedback costruttivo, cioè in quale dei tre motivi di più uh, se non conosci il giocatore e vi, vi chiedo questo perché tutto quello che stiamo dicendo oggi potrebbe sembrare assurdo e inutile. A meno che non, non vi dicessimo le cose che abbiamo detto nelle altri precedenti. Perché? Perché non è vero che è meglio, almeno secondo me, non è vero che è meglio solamente un feedback positivo. Non è meglio che è meglio solamente un feedback negativo. Perché dipende che cosa cerca il ragazzo, il, il vostro atleta. O ragazza, ovviamente. Cioè, in che modo lo motivi di più? Perché è possibile che... Un ragazzo ha bisogno di sentirsi dire bravo in questo e allora viaggia ancora di più. Sono altri ragazzi che, se tu gli dici bravo, dicono ah ok, sono bravo a posto, non miglioro più. Quindi, quanto è ancora essenziale andare su, tornare su, sui passi e dire prima di tutto devo conoscere esattamente la persona, devo conoscere quali sono i suoi sogni per andare a far leva. Um, Matteo Rilli ci, ci dice: Credo, ah, tra l'altro ha condiviso. Grazie mille Matteo per aver condiviso la live. Grazie mille davvero. Eh, Matteo dice, credo che nel mondo del calcio si possa riportare ad esempio un quando un allenatore cerca di motivare un ragazzo che fatica ad esprimersi con successo o in partita o in allenamento, cercando di evidenziare le cose che gli riescono bene, feedback positivi, piuttosto che andare ad amplificare gli errori con feedback negativi. Nel complesso però ritengo che si possa intervenire inserendo anche dei feedback negativi, magari supportati da due, da due positivi, feedback a panino. Eh, ci stai spoilerando qualcosa di dopo. Avete eh, avviso, Matteo? <ride> non esagerare. <ride> Ad esempio, bravo Mario, bella giocata. Sei sicuro però che serviva tutta quella forza nel passaggio? Comunque, dai, continua così: che era un'ottima idea, vero, vero? Vero? No, non nulla da dire. Cioè io vorrei anche dire che sbagliate, ma non posso perché avete ragione. È un ottimo spunto. Grazie mille, Matteo. Top. Sì, sì, guarda ti, ti dico Matteo e Marco, um, so, sono, sono anch'io dell'idea dell che usare solo feedback positivi possa non è, Ma L'abbiamo detto ieri, perché abbiamo voluto partire da motivazione e ancora prima dallo stato d'animo per arrivare qui, no? Perché abbiamo, abbiamo creato i presupposti per discutere del fatto che un sempre non funziona ma poi vi ripeto voglio farvi un esempio dopo forte di, di, di questa cosa qui um, il feedback a panino che ci hai gentilmente spoilerato ma anche se, anche se è una cosa che conosciamo <ride> tutti infatti non vogliamo troppo parlarne perché uh, lo scrivete sandwich feedback feedback a panino trovate cos'è uh, per chi non lo sapesse um, però eh, funziona molto no? perché in nel momento cioè il feedback a panino funziona esattamente per come è la frase che vi dicevo prima, cioè tu il, il fatto che uh, vai a dire una cosa buona all'inizio, stai facendo questa cosa qui, stai rafforzando il feeling, rafforzi il feeling tra te e i tuoi atleti, cioè l'importanza della relazione, che nel video di Heroita Person è proprio il, uh, ve lo cito perché secondo me è molto bello, è esattamente il filo conduttore di tutto il suo talk, cioè la relazione è ciò che fa la differenza, l'importanza della relazione va coltivata, altrimenti il negativo positivo non funziona, anche il premise with feedback ad esempio non, può non funzionare, ed è, 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 è basato su quello, no? Quindi chiaramente una serie di, di tecniche, se vogliamo, sono basate sul fatto che deve esserci questa... Um, relazione, fiducia anche fortissima tra le due, tra le due figure. Quindi sì. sì, funziona così, a mio avviso. Ecco, Ma, ecco, ecco. infatti, su, sulla domanda mia, no? No, sì. se non conosci la squadra il gruppo, cosa faresti? Federico Badeschi, ciao, Fed Bedeschi, ciao Fede, dice, non conoscendo il gruppo, direi che varia molto a seconda dell'età, dipende sempre dalla categoria che andiamo ad allenare. È sicuramente fondamentale dando dei feedback la conoscenza del ragazzo-bambino, aggiungo ragazzo-bambina. Se lo conosciamo bene sappiamo quando introdurre un feedback positivo, costruttivo e negativo. Assolutamente d'accordo, Federico. Assolutamente, tra l'altro, una cosa. Ah, e poi Mary dice: Ciao, ciao Mary. Eh, secondo me, un aiuto psicologico di motivazione positiva dà sempre risultati ed insieme dare motivazioni per migliorare le azioni meno positive. Sì, no, se è vero, sono d'accordo su tutti e due. Ci tengo a dire un'altra cosa. Andre, è nel video successivo quella parte del ragazzo che. Non si impegnava era in questo, mi sembra che era in questo, vabbè, ma comunque, uh, ad ogni modo, ehm, vi dico una cosa, no? che può sembrarvi un po' controcorrente, probabilmente lo sa, non nessuno, non esiste persona che abbia intorno solo persone che gli stanno simpatiche, no? Perché? Perché è così. Eh, I professori hanno degli alunni che proprio odiano, o meglio, non li stanno simpatici. Immagino anche voi allenatori abbiate qualcuno sotto, cioè sotto di voi, qualche ragazzo o ragazza, qualche atleta che proprio non, non, non vi va a genio. A quel punto la cosa più banale da fare è dargli sempre feedback negativi. Perché sta sulle palle, in modo molto banale banale. Però voi pensate sempre. A quanta opportunità avete nel dare qualcosa di positivo e portarle e creare un feeling anche con quelle persone, perché è facile creare dei rapporti belli con le persone che vi sono simpatiche e che danno tutto quello che voi richiedete, però il vostro lavoro è anche nel cambiare, nel far evolvere, nel far maturare le persone che non sono, eh, come si dice, connessi con i vostri standard, no? e quindi mh, cerchiamo sempre di di, di, di migliorare anche su quello. Eh, tra l'altro, Alessio Maniscalco, sempre tornando sul discorso di, conoscendo o non conoscendo delle live scorse, eh, sto dicendo successive, uh -huh. scusatemi, eh, dice: quanto, eccolo qua, quanto è importante avere una conoscenza di usi e costumi dei bambini per far sì che la tua figura sia vista come quella di una persona di cui tu puoi fidare? Sembra assurdo, ma saper parlare degli spogliatoi di, di Fortnite. Negli spogliatori di Fortnite e Brawl Stars mi aiuto ad acc accendere la lampadina dell'attenzione in loro aspetta e attenzione che tengono poi in tutto l'allenamento. Scusate per la punteggiatura, adesso non precorti. Va benissimo questa questo forma della James Joyce dello Stream of Consciousness, non ti preoccupare, oh, sì. eh, ci importa il contenuto, eh, però è vero, eh, ma infatti, eh, lì, lì ecco, però lì entriamo, Andre. Poi, poi continuiamo, eh, scusate ragazzi, però lì entriamo in qualcosa di molto particolare, perché i vecchi, che noi siamo vecchi rispetto eh, agli atleti che no? sono vecchi. Eh, quando cercano di accomunarsi ai, ai ragazzini, ai più piccoli, fanno la figura degli stigati, come per esempio dire, e' ganzo, pensando che si usi ancora perché si usava da noi quando eravamo giovani, <ride> però è tutto diverso. Eh, per cui essere credibili anche conoscendo i loro interessi è essenziale. Un'altra skill importantissima di questo secolo, secondo me, è la capacità di migliorarsi, eh, scusa, di meravigliarsi. Perché molte volte la meraviglia, lo stupore, noi grandi la reputiamo, abbiamo questo senso inconscio di, eh, come si dice, di ignoranza. Come se quando noi diciamo no, non lo sapevo, che figata. Passiamo quasi per stupidi agli occhi degli altri, cioè la percezione che hanno gli altri è stupidi. In realtà il saper meravigliarsi incentiva gli altri a dirci cose nuove, perché non crea barriere. E se noi con i nostri atleti, con i nostri ragazzini, eh, ci parliamo, ci facciamo chiacchierare, allora a quel punto sì che diventiamo credibili, anche come fai te, Alessio Alessio, che è ottimo: parlare di Fortnite e Brawl Stars assolutamente, bellissimo cioè, è, è, questo, è questo il punto è questo il punto allenatore dobbiamo metterci al loro, livello, al loro livello perché andando a prenderli dove sono loro riusciamo a fargli passare i concetti e a farli crescere Relationships eh? Eh, no, dico, ah, re sì. relationship, mi viene in mente questa parola perché si collega al video di dopo totalmente d'accordo Alessio. sono totalmente sì. d'accordo sì, sì, sì. e invece Mary dice poi io ho imparato che limitare il complimento su una visione personale senza renderla una visione, ah, perso, una visione pubblica. pubblica fa sì che l'atleta abbia la voglia di piacere anche agli altri. Eh, Andrea, io non ho capito perfettamente. Di, che riesci a interpretarlo te? Limitare il complimento su una visione personale senza rendere la visione pubblica fa sì che l'atleta abbia voglia di piacere anche agli altri. Uh, è, mh, secondo me, è una sorta di cercare di dare uh, di, di dire bravo positivo, quindi dare un feedback positivo Quello che è la, per riportare la parola complimento a quello che stavamo dicendo un attimo prima, uh, in, per, eh, personalmente, non pubblicamente, per far sì, secondo Mary. Che poi sia lui o lei a dover ehm, piacere, cioè sia lui o lei a portare questa, questo complimento, questa bellezza percepita in visione de degli altri. Però, Mary, se, se ti va, magari eh, rispondici, così ci, mh, ci spieghi un po' meglio co cosa intendi, che magari abbiamo capito male. Ok. Andiamo pure avanti, eh? Sì. Uh, ho visto un ho visto un Luigi, ho visto il tuo commento, ma lo, lo teniamo per dopo. Ok, andiamo avanti, andiamo avanti con la presentazione, quindi Mi dici? Sì, sì, andiamo okay. un po' avanti. Ok, poi ci fermiamo. Allora, eh, abbiamo citato un po' eh, con voi de de dei tipi di feedback. Allora, potremmo fare una cosa: o ci mettiamo qui, tipo li elenchiamo tutti, se no andate su internet e li cercate, cioè, eh, però non credo che sia qui il punto il um, Sandwich feedback è il più famoso. O il bandwidth feedback, ma al di là di questo, che questa slide, tra virgolette, la salterei. Vi, vi voglio raccontare questa cosa che ho già avete già sentito, no? mm, da, da me e da Marco. Quanti di voi hanno già visto questa pubblicità? Io mi ricordo, Marco, non lo so, esattamente come iniziava con le tende. Ricordate la musichetta subito. Cioè, nel momento in cui voi. Era, ma era un periodo che andava andata per un anno, probabilmente quella, quella pubblicità lì. Ed è famosissima, no? Tutti la riconoscono. La cosa è: quanto ha presa su di voi questa pubblicità nel momento in cui viene ripetuta la quarta volta? Cioè, ormai basta. Ogni volta che rifacevano la, st la stessa pubblicità, tra l'altro, magari cambiavano anche i gusti, che era un gusto, un gusto particolare, tipo questo qui manco sapevo esistesse. Ma non sapevo, cioè non sapevo, che esistesse. Nonostante io sia goloso di yogurt, non perché non mi. cioè non perché non guardavo pubblicità, o perché non la volevo guardare, o perché, ma proprio perché ero, ero ero come dire nauseato dal fatto che eh, la, la pubblicità fosse sempre uguale. Okay, dopo un po'. Andre ti blocco subito sì. perché faccio anche un esempio molto più eh, nell'ora nell'Iketnunk qui e ora. Mm? perché non so se avete fatto caso ragazzi, sapete la pubblicità quella che stanno mettendo sulla Mediaset eh, di lavarsi le mani del coronavirus mm. se avete notato dopo la prima settimana di quarantena hanno cambiato la musica <ride> ci hai fatto caso? No perché cambiando la musica cioè. Anche quando tu non guardavi, esatto. tu ormai sapevi che c'era quella musica e ti veniva all'odio esatto, esatto. sentire invece, dopo una settimana, hanno cambiato la musica e hanno risettato tutti i cervelli a guardare la pubblicità perché, se no, la guardava più nessuno. Che è esattamente quello che dicevi te? Sì. Però uh, a, a, a oggi, cioè, sì, a oggi col, con col eh, funzionamento, tra virgolette, corretto, anche no? eh, eh, sì è, è proprio così, cioè. L'idea non è che è per parlarvi della pubblicità, è proprio per parlarvi di come le persone percepiscono lo stesso modo di fare tutte le volte, può non funzionare e quindi è lì che ha senso quello che diceva Matteo, Marco, altri prima. Dicevate, non può esserci sempre feedback positivo o meglio, potrebbe non doverci essere sempre feedback positivo, ecco. Dipende dalle attitudini, dipende da, dal modo di percepire, da, da tanti fattori. Perché effettivamente nel momento in cui tu agisci sempre in quel modo lì, dopo un po' si crea un bias, cioè te lo aspetti, e nel momento in cui te lo aspetti non ha più la stessa efficacia. Allora lì mm -hmm. che ha senso variare tipologie di feedback? Lì che ha senso dire che non sei... Anche se è stupido, che può sembrare stupido, anche se il feedback interno lo ha, è già stato dato, cioè l'atleta se lo dà e lo riceve automaticamente, eh, quando sbagli dire sbagliato potrebbe avere senso in qualche caso. Perché crei in... cioè un mio amico, un mio amico Enzo, perché lo conoscete tutti ormai, lui una, una volta mi ha detto questa cosa qui. Io non, non sono uno solito a gridare, no? Nelle partite, negli allenamenti, però ogni tanto... Faccio questa, questa cosa qui durante le partite, quando voglio che ci sia quell'azione, quell quella situazione che voglio sottolineare. Io mi metto a urlare come se non ci fosse un domani. Una cosa inaspettata, cioè totalmente inaspettata, ma nel momento in cui lo fa, lui che cosa fa ricevere ai ragazzi che non sono abituati a questa cosa? Un'attenzione grandissima, tanto da riuscire a fermare quel tipo di situazione nella testa di chi l'ha vissuta. E quindi dopo riportarla nell'allenamento per fargliela ricordare, fargliela rivivere e fargliela migliorare attraverso il gioco. Cioè, mentre oggi succede il contrario. Cioè, tutti i feedback che si vogliono dare per migliorare sono dati in maniera negativa, con tendenzialmente, normalmente, delle urla grandissime, e dico normalmente, cioè nella media, nella normale, appunto. E. Facendo così non si riesce più ad, ad, ad avere efficacia perché nel momento in cui si dice qualcosa eh, di negativo per migliorare di nuovo, non funziona. In più in più si è creata. Si è creato il problema che non si è avuto feeling. Non si ha feeling con, eh, con il ragazzo, non si ha relazione con il ragazzo. Quindi, anche nel momento in cui dirai qualcosa di positivo, quindi userai un feedback totalmente positivo, il ragazzo non lo percepirà. Non lo percepirà perché tanto, tu sei lì per offenderlo. Tu non sei lì per aiutarlo, sei lì per offenderlo, eh, quindi ha più senso se vogliamo, non ci sono parti, ma ha più senso prendere la parte di chi uh, dice sempre cose buone e ogni tanto dice quelle negative piuttosto che posto che la cosa migliore non sta né uh, né nell'una né nell'altra parte sta nel capire come dicevi, come dicevi tu Marco, no? Quindi attenzione a questo modo di agire. Adesso ci tenevo a dirvelo perché è, è, è secondo me la, la base di come, di come poi bisogna fare coaching. No, Marco, ci, mi senti? Sì, sì, no, vero, vero. Allora, facciamo così: ragazzi, scriveteci tutti i commenti che volete. Eh, perché abbiamo sempre il problema che abbiamo paura che poi un po' di voi se ne vanno perché dopo un'ora, quindi Andrea io farei così uh -huh. finiamo di raccontargli quello che stavamo raccontando la, la presentazione, roba leggera ok? Sì. Eh, diamogli il contenuto che abbiamo preparato per loro perché secondo me è molto figo da darglielo uh -huh. e poi ragazzi andiamo indietro eh, tanto ne abbiamo un'ottima memoria uh. <ride> e ci Ricordiamo quando avete letto il commento rispetto a che cosa e commentiamo tutto. Però almeno, Andrea, gli diamo, ah, io diamo, Marco, gli diamo io Marco la presentazione. Io, av Marco, avrei degli interventi puntuali se c'è qualcosa, ma la la quello che dovevo dirgli l'ho detto. Se non, magari consigliarmi okay, di andare a vedere questo, dar sentire questo episodio in cui potete trovare ancora di più. M mentre parliamo, okay. facciamo che ve lo lascio qui, così non vi rubo tempo. Ok, allora, po allora posso. Sì, sì. Va bene. Bene, va bene. Allora Luigi dice, iniziamo ad andare avanti allora. Luigi dice, ciao ragazzi, questo è il feedback corretto da dare sempre, non solo in ambito scolastico, ma in tutti gli ambiti, lavorativo, sportivo, eccetera. Intende ovviamente il feedback positivo e costruttivo. Nel calcio nei bambini è fondamentale, mai distruggere o feedback negativi. Anche nello sbaglio dobbiamo far capire al bambino eh, il motivo dello sbaglio stesso, ma soprattutto fargli capire il come migliorarsi. Questo è più difficile. Dire solo bravo bel tiro ma è andato fuori, potevi fare meglio, penso che è una frase che sia una frase che una frase così serve a poco. Dobbiamo fargli capire il motivo del tiro sbagliato, piede d'appoggio, se tiro esterno o interno, postura del tiro, eccetera. E chiaramente devi essere preparato, se no il bambino capisce che non si è preparato e allora perdi tanti punti. Allora Luigi, ti dico la mia eh, da profano come al solito. Um, non so quanto fare un coaching così tanto specifico e atomico possa funzionare. Mi spiego, sono d'accordo sul fatto di fargli capire come costruire dall'errore, perché quello è essenziale. Cioè, non basta dire, hai visto, hai fatto il tiro fuori, bravo che hai tirato, però non serve a niente. Mm, serve ovviamente dire, cavolo, ma capiamo come possiamo migliorare. Il cercare di essere così specifico per dirgli... La posizione del piede d'appoggio Eccetera Mi sembra Sinceramente Un po' Un po' troppo Ecco Mi sembra un po' troppo Andrea Te cosa ne pensi di questo? Io mi metto nei panni del bambino Luigi E dico Nel momento in cui ho sbagliato il mio, La mia finalità è Non ho fatto gol Cioè ho tirato Non ho fatto gol Se tu Luigi Mi vieni a dire Che ho sbagliato A mettere il piede d'appoggio eh, Cioè a costo di essere, a sembrare cattivo Però è quello che penso Quindi piuttosto te lo dico così non, non, ti, non, ti, non ti do interesse Perché a me interessa fare gol A me interessa che quella palla vada in porta Non come metto il piede d'appoggio E questo entra Qua entra secondo me in un ambito un attimo un po' più tecnico Che va a toccare quello che diciamo Un po' di puntate fa E che riprenderemo anche in alcune prossime Che è il fatto del quanto allenare tecnicamente cioè con, con, eh, con l'obiettivo tecnico abbia senso cioè alla fine Sì, no, e... vai Scusa vai una, scusami eh, Andrea alla fine in campo l'obiettivo è andare a fare qualcosa è andare a compiere eh, un gesto per fare un, per avere uno scopo finale, un output che è determinato dalla finalità in questo caso nel tuo esempio è fare gol quindi io andrei a Correggigli perché ha sbagliato, ma andando, andando sì anche a correggere il gesto tecnico, ma solo dopo aver fatto capire perché. Cioè, perché hai sbagliato? Hai sbagliato perché in quel momento non hai pensato a dove tirare? L'hai tirata fuori? L'hai tirata male? Eh, cosa, cosa ti è successo nel momento? Cosa stavi pensando? Cosa ti è passato nella testa nel momento in cui tiravi? Che cosa è successo? Nel momento prima, un attimo prima che tu tirassi, magari qualcuno ti ha. Ti ha. Mh, ti ha. come si dice? sbilanciato? Magari tu non ti sei preso lo spazio adeguato per arrivare al tempo a, a, bene con l'impatto del pallone. Perché hai dovuto accelerare troppo la corsa? Cioè, qual è il punto? Qual è il. dove dobbiamo arrivare? Perché altrimenti rischi che tu gli dici una cosa che non avrà mai efficacia nel gioco, perché tu sai che nel gioco poi alla fine si agisce. Così, in qualche millesimo di secondo. No? La consapevolezza del gesto non c'è mai nel momento in cui si esegue il gesto. Arriva 350-500 millisecondi dopo. Uh, quindi non, non si può andare a ragionare sul fatto che se il bambino in quel momento abbia il tempo, o il ragazzo abbia il tempo di andare a ragionare sul fatto che il piede, apposso, il piede appoggio va messo così. Nessuno di noi l'ha mai fatto nel gioco e si può provare a renderlo automatico. Alcuni provano quello. Allora, però vuol dire che. Per, per fare questa cosa devi fare ore e ore, ore di analitico e basta, però poi è probabile che il, re il resto dei problemi che, il gioco, che nel gioco esistono non li alleni. Ecco, non vorrei entrare in questo discorso perché ci allontaniamo dal feedback, però ti spero di averti dato due cose su cui poter ragionare. Mi, mi dico solo un'ultima cosa, Andre, eh, posto che non è Luigi un giusto sbagliato no, no, ancora... Certo. È, è, soli, è solamente un nostro punto di vista su quello che faremmo noi. Posto che è possibile che a volte questa cosa possa essere più utile rispetto a, uh, ad altro. Uh, infatti, stavo pensando che questo tipo di correzioni potrebbe essere utile in due, in due istanze diverse. La prima, se è il ragazzo che te lo chiede esplicitamente. Ok. Eh, ovvero, scusa Luigi, ma come mister Luigi, come che faccio? Perché mi sento sempre storto, sento che non riesco a arrivare bene sulla palla. Allora a quel punto, Andre, magari ci potrebbe stare il fatto di spiegargli mm, un po' sì, meglio, sì. andare a ragione di più. Ma perché te lo sta chiedendo lui? Però ancora eh, io, questa questo, questo, quest attività la metterei in subordinato al fatto di tenerla sempre come ultima chance. Ovvero, mi spiego meglio. Anche se il bambino te lo chiede, potrebbe sembrare che te lo chieda e sia solamente un dimmi al volo cosa, cosa, come faccio nel pratico, quick, quick tip, così la prossima volta faccio gol. Magari ha, ha più senso, potrebbe avere farlo riprovare: del tipo non preoccuparti, il problema non è come metti il corpo, ma è come eri in quella situazione lì. Facciamo così: riprova. Nel prossimo, nel prossimo allenamento, prova, riproviamo a ricreare quella situazione e vediamo cosa succede, no? Perché in questo modo, a parte che lo sproni nel problem solving, come tra l'altro, mi sembra che di te che avevi citato il problem solving come skill quando avevamo creato il foglio tutti assieme per la, 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 la definizione delle attitudini, della scoperta delle attitudini, e, e, e sviluppi il problem solving, perché alla fine, quando tu gli dai solo l'obiettivo, è tipo fai gol ma non gli dici come farlo, è lui che deve trovarlo. E secondo me non c'è, eh, come si dice, apprendimento migliore che non quello che fanno loro con la loro esperienza. Però, allo stesso tempo, ritorno su quello che dici tu Luigi, potresti avere ragione nel momento in cui o te lo dici esplicitamente, oppure proprio vedi che gli manca quel pezzettino in più, allora sei tu lì a dover rodare. Credo che tu sia d'accordo, Andre. Sì, assolutamente. Eh, aspetta che gli rispondo. Ah, tra l'altro, risposta a Luigi. Matteo Rilli dice, concordo nell'andare più, più nello specifico nelle correzioni. Era solo un esempio generico quello che ho messo per far capire le modalità di intervento nel feedback a Panino. Eh, Matteo, beh, Matteo, ehm, ottimo, cioè, figo che avete vi, siete, vi siete chiacchierati assieme, vi siete chiacchierati, vi siete risposti, scusate. <ride> eh, dico, eh, niente, la cosa dello specifico è subordinata alle cose che pensiamo io e Andrea, però come al solito... Ci può stare anche il vostro, il vostro punto, Andrea. li vedi gli altri commenti? Sì, Dopo vedo. L'altra domanda di Luigi, leggi la te. Intanto, che intanto vedo Alessio a... Maniscalco che dice: Per essere credibile, devi fare le cose che fanno loro. Per riprendere un pezzo di una canzone, piccoli per sempre. <ride> mm. <ride> che citazione, eh, tra l'altro. Forse avevamo già risposto a questo. Ma sì, per essere credibile, devi metterti appunto nei, nei loro panni, no? In un certo senso Prendere... è il concetto empatico. Uh, poi Luigi dice sempre: uh, Domanda: inoltre feedback generali al gruppo o individuali in presenza di altri ragazzi o individuali? Esempio, sulla difesa. Uh, L'esempio è: non prendiamo gol e diamo il feedback positivo a tutti e quattro. Uh, guarda, io credo che qua sia da, da, da misurare totalmente sul, sulla persona o sulle persone. Uh, dare feedback generali a volte funziona. Io avevo. Um, ho visto un allenatore che faceva una cosa all'inizio dell'anno diceva cosa che a me non... eh, vi spiego diceva ma preferite che vi dia feedback a tutti eh, o che non eh, ve li dia individualmente ah. e, dicevo, e, lei, e lei scusa eh, siccome allenava un gruppo di, di ragazze diceva le ragazze gli avevano detto in quella situazione no no dai le pure a tutti no? eh, però l'avevano detto solo le leader cioè quelle che magari erano un po' più timide non si erano poste eh, in quel momento sarebbe stato lui a dover dire uh, no vabbè dai ho visto quelle che non hanno risposto quelle che potenzialmente sono un po' più da feedback individuale quindi vado da loro eh, e secondo me è una cosa abbastanza intelligente nel settore giovanile secondo me abituare anche a, una, a dei discomfort non è male cioè nel momento in cui anche il bambino o il ragazzo è un po' più propenso a mh, chiudersi piuttosto che ad aprirsi troppo, gli si va a dare il feedback contrario ogni tanto. Non è male perché lo si. Alla fine la vita e lo porterà a dover affrontare tutte le situazioni. Quindi, magari situazioni in cui se dà feedback, eh, uno gli dà un feedback generale, lui si sente un po' più protetto perché magari non. Uh, non sembra diretto a lui, tante volte invece il tuo capo di lavoro, il tuo direttore, chiunque, i tuoi tuo genitori ti vanno a dire: No, tu hai sbagliato, no? hai fatto questa cosa male. E eh, qui lì, lì si entra in, una, in un ambito che è quella della gestione del conflitto, della gestione del dialogo anche eh, che va allenata. Quindi dare feedback positivi io vedo come. Nel momento in cui si comincia ad avere bambini che cominciano a capire cosa contano gli altri per loro, e tendenzialmente si vede quando cominciano a, a fare battute per far ridere gli altri, piuttosto che cominciano a eh, preoccuparsi della reazione degli altri, allora lì cominciate ad andare sul gruppo, nel, cominciate a generalizzare. Prima di allora magari feedback individuali, dopo quell'età, Dopo quell'età andate a uh, cercare di capire come bilanciare le due cose. Eh, quell'età si capisce tendenzialmente da una roba. Uh, a volte uh, c'è un momento in cui tutti i bambini, i ragazzi, uh, prendono o meglio, subiscono una situazione di piacevole discomfort è una situazione in cui tendenzialmente si sentono presi in giro io ad esempio ce l'ho ben presente Non uh, sto a raccontarvela perché se no è lunga però tutti i bambini a un certo punto subiscono qualcosa quel qualcosa di far rendere conto che gli altri contano per sé in quel momento è molto probabile che dare feedback solo individuali a quel bambino potrebbe non essere così positivo ecco è una, una chicca, chicca una, una cosa che mi è venuta in mente ecco poi vedo commento di eh, Tripoli. Aspetta, però... aspetta, 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 aspetta. C'è un commento, Matteo ci ha, ma ha scritto sì. in, in privato. C'è scritto, Matteo Rilli, eh, vi dico una cosa e vediamo, ovviamente gli ho chiesto prima se potevo leggerlo in okay. live il commento, ho detto di sì. Eh, ci dice, vi dico una cosa e vediamo se concordate. Mi capita spesso di avere la fortuna di entrare molto in empatia con i ragazzi che alleno. E a volte questa empatia creata mi permette anche di scherzare e ridere con loro sui loro errori o difetti ovviamente sempre in maniera controllata e senza esagerare e non con tutti, perché molti non tollerano questa modalità di intervento. Mm -hmm. Ho notato che questa modalità mi consente di trasferire in loro molta più competenza e tolleranza dell'errore e li fa giocare molto più sereni. Datemi il vostro parere e non so se avete mai utilizzato questa modalità. Allora, io, eh, quando, cioè io la, 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 la uso sempre anche nel, nel mondo più, più business, cioè io non credo... Nel leader come una persona so, super parte sopra tutti gli altri, che deve avere il massimo rispetto da tutti, perché il leader è semplicemente la persona che mh, apre la strada dove gli altri dopo possono passare più agevolmente. Ecco, quello che si prende più rischi. Io la vedo così, o quello che ha già fatto gli errori, quindi, ma comunque il concetto è sempre quello. Uh, per cui empatizzare, quindi essere molto più terra a terra con i propri in questo, in questo momento atleti, secondo me, la cosa, è una cosa essenziale. Uh, se da una parte, uh, in, alcuni, in alcune figure autoritarie, anche autorevoli, autoritarie, sia positive che negative, è una cosa che pone, nel, pone in imbarazzo perché dice: Cazzo, sono amico, come faccio a dirgli che ha sbagliato? io invece la vedo come una cosa molto positiva molto più facile cioè io sono molto, più, sono molto più portato a dire per esempio ad Andrea Andrea ma che cazzo hai fatto questa cosa qua o oh, di dirgli un errore come spero e com'è anche lui è molto più tranquillo a dirlo a me ma perché siamo amici se invece fosse una persona che non conosco avrei molte più remore nel dirglielo perché non lo conosco prima di tutto e poi non avrei non, è, non sarei sicuro di ricevere anche una risposta sincera perché se oggi Andrea mi dice Marco sei un coglione che cazzo hai fatto scusate il francesismo And Andrea è sicuro che io gli gli posso rispondere con la sincerità nel spiegargli perché ho fatto qualcosa e quando c'è una sincerità da ambe due le parti allora si crea valore e come dici te eh, Matteo si crea tolleranza dell'errore perché non diventa più l'errore come se sbagli finita ma si crea se sbagli capiamo assieme come migliorare ma questa cosa esiste solamente se si è sullo stesso livello e soprattutto eh, si ha una come si dice Andrea una, una comunicazione su, sincera ecco perché bisogna esporsi e, e l'amicizia amicizia comunque con i ragazzi è Feeling, eh, empatia, come, come volete chiamarla voi, eh, è massima se si è amici, diciamo. Anche perché non, non, non dobbiamo mettere assieme amicizia e mancanza di rispetto, certo. perché non è quello, no? Non è quello. Se voi siete amici e non, non avete rispetto dall'altra persona, vuol dire che quella persona non è la persona giusta con cui dare tutta questa confidenza o perché voi non siete stati in grado di riuscire a definire quanto è importante quella persona per voi, no? Cioè, molte volte, Andrea, non, non mi dici... Le, eh, Alessandro, tu mi le parole, hai ragione, Alessandro. Eh, scusami, scusami, non ne dico più le parolacce. Però ormai siamo tra amici e mi sento libero di, di dirle. <ride> eh, comunque, stavo dicendo che... Mm, ecco, molte, molte volte sono molti allenatori che sentiamo che non vogliono dare troppa confidenza perché hanno paura che poi vengono messi per in testa. Secondo me non, non, non c'è il problema. Non c'è il problema. Non so, dimmi te Andrea però. Ah, io lo faccio, e la penso esattamente come te Marco. Se vuoi posso aggiungere questa piccola cosa che spero tu che tutti abbiano questa concezione che portino avanti da, da quando i ragazzi sono piccolini quindi fino all'età in cui arrivano in prima squadra, perché quando si arriva a uh, confrontarsi con persone adulte, secondo me è più difficile che questa cosa possa essere uh, apprezzata, perché si hanno già dei costrutti tale per cui si deve vedere il leader, quindi il capo aziendale, piuttosto che l'allenatore, piuttosto che come il direttore, cioè come direttivo. Quindi spero che tanti facciano come te Matteo, in modo tale da... Far diventare pronte le persone a gestire tutta questa serie di eh, conflitti di mh, interesse reciproco che possa far crescere, a mio avviso, di più, di più le persone. Sì, grazie è vero, ma anche commento. perché, no, è vero, eh, il commento è stato bellissimo, ma anche, Andre, tu pensa che mol molte persone devono sentirsi chiamate Mister, o anche lo C-chef, o il. Il, il geometra X, l'ingegnere X, uh, so, l'architetto, no? tutti questi epito, epiteti che solo perché molte persone, non tutte, molte persone devono sentirsi dire, uh, ah ok, mi riconosci la mia posizione, mi porti rispetto. Mm. Perché gli atleti non devono chiamarci per nome? No? Perché deve esserci, uh, ah, è il capo, no, non è il capo, è, è Andrea, è Marco, è Alessandro, è Giovanni, no? Non è lì che avete autorevolezza, ah, non è lì che non dovete essere autoritari, dovete essere autorevoli. Andrea, allora Leandro, Moraschini, Leandro Moraschini sì. ci dice: un feedback positivo arriva più forte se unito al contatto fisico, tipo un abbraccio, il 5, eccetera. Vorrei che rispondessi te, poi nel caso ti ah, avvaloro o ti caccio. Ti dico: assolutamente sì, assolutamente sì, e vi dico anche questo. Dico anche questo, ma spero che non ci siano, uh, non ci siano persone che, che tutelano i bambini minori, perché magari mi denunciano, ma vabbè, uh, toccate i vostri bambini, cioè i vostri <ride> Contestualizziamolo, cioè, ovviamente. Determiniamo il toccate, voglio dire, non è un... Mh, ma è un dategli il 5, dategli un abbraccio, permettetegli di, di abbracciarvi se lo vogliono. Perché quello, quella cosa lì fa assolutamente diventare il feedback ancora più forte. Io divento, divento veramente um, nero quando sento che in alcune nazioni, siccome ci sono stati chiaramente degli episodi, e quella è colpa nostra, di noi allenatori mediamente, che siamo stati capaci di. Di abusare male. Purtroppo di. Si tratta di questo. Di, di alcuni bambini allora hanno limitato il contatto fisico. Cioè, un coach non può toccare il, il, il bambino. Io divento una bestia. Divento una bestia. Perché non si può sentire sta roba. Cioè, come fai? Ecco, come fai? Si può fare lo stesso, ma come fai ad abituare a abituare al contatto fisico? Come fai? Se non puoi. Se non puoi far sì che, che si superi quella barriera. Cioè, c'è la eh, la. come si chiama? In comunicazione la. La prossemica no? C'è cioè, un momento, c'è una distanza intima tale per cui de delle persone devono arrivare per superare alcune barriere. Se non ci arrivano, e può essere tanto il caso di un bambino che può aver bisogno di un, di un coach come figura, eh, come si fa a creare un rapporto così positivo? È difficile. Quindi assolutamente sono, sono d'accordissimo e fatelo, fatelo con i dovuti... Eh... Io, io, io dico un'altra cosa però, dico che è vero per feedback positivo, ancora di più nel feedback negativo o costruttivo. Cioè, feedback positivo, sì, bravissimo, e il 5, ok, va bene, ci sta. Ma voi pensate, cazzo, ma come hai fatto a fare quell'errore? Dai, eh, dai che ce la facciamo adesso, pam! Quel contatto lì è, sono insieme a te e andiamo, sì. miglioriamo. Secondo me è ancora più forte nel, nel, nel negativo. Sì. Leandro, dici, dici te però. Eh? Dici te. Allora, boy. Joseph. Esatto, stavo leggendo lo stesso commento. Just, okay. Joseph, dice. dice vai, vai, Marco. Vai. <ride> vai, 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 ti avvaloro io, vai, vai prego. <ride> allora, non sono d'accordo sul coaching con correzione tecnica. Ecco, il commento mi sembra di Luigi di prima. Quindi magari ragazzi, eh, siccome abbiamo già detto la vostra, commentatevi noi eventualmente andiamo, andiamo avanti. Uh, poi dice anche: è anche difficile giudicare realmente cos'è errore. Un bambino non vorrebbe mai sbagliare, per cui l'errore è sempre di difficile valutazione. Posto che il mio dire errore è stato difficile anche <ride> quando abbiamo fatto l'episodio sull'errore, Marco. Però ci, ci provo, migliorerò in questo. Um... Oh sì, eh. la parola errore è completamente sbagliata: cioè non è sbagliata, è di uso comune, non faremo. Rompipalle andando sul concetto di errore, non si dice errore, non è errore, bisogna migliorare, ah. basta, è opportunità, va bene, chiamiamolo errore, chiamatelo come volete. Eh, il concetto è l'errore non deve essere, non deve avere accezione negativa, punto. No? Vai, vai, avanti, va. ho solo fatto una postilla, se no, vuoi niente, avanti, niente. Vai te. Beh, quindi. Siamo d'accordo con te, appunto, nell'episodio che citavo diciamo esattamente la stessa cosa, è difficile, sì. cioè l'errore dovrebbe essere anche valutato in relazione alla percezione del bambino, no? Eh, a mio avviso è così. Esatto, esatto. Poi... Ma, ma voi pensate che, Poi, tra l'altro una cosa che vi ho detto un po' di tempo fa, ma sempre nel libro di Grit di Angela Duckworth, c'è l'esempio di quando i bambini iniziano a capire che l'errore è qualcosa di negativo, è solamente perché vedono i propri genitori o persone adulte a cui sono vicine che quando sbagliano qualcosa, quando fanno un atteggiamento che eh, loro riconoscono come essere distante dallo standard, o da quello che ci si aspettava, arrossiscono, iniziano a sudare, balbettano o comunque hanno un momento di così, di, che non, non capiscono bene cosa fare, no? perché sentono un difetto. Se no, il bambino fino a 3-4 anni non ha presente che l'errore è qualcosa di negativo, ma non dovrebbe esserlo. Ma anche nel, nel mondo aziendale... Cioè, Quando un imprenditore sbaglia, tutti lo chiamano quasi: Ah, hai visto che stupido, mm. però, però sbaglia solamente chi prova a fare qualcosa, chi ha, chi ha, avuto, chi ha voluto prendere quel rischio. Per cui, anzi, c'è cioè, cioè cioè una frase celebre che si chiama Fail early, fail often, che vuol dire fallisci presto, fallisci spesso. Che è senza, cioè voi dovete, dovete. Portare i bambini a fare errori, a sbagliare. Dovete rifarli rischiare il massimo, perché il rischio di cui stiamo parlando è una partita di calcio, ragazzi. Cioè, quanto può essere rischioso sbagliare una partita di calcio che parliamo di un gioco. Eh, cioè, cosa deve succedere, capito? Non è che ammazzano la gente, sbagliano un gol, sbagliano un passaggio, però quanto imparano rischiando quel po' di più e creano un'innovazione un che possiamo dire innovazione radicale nel loro gioco, nel gioco della squadra, piuttosto che fare le cose perfette, ma non migliorare e non creare nulla di esageratamente figo. Cioè, io io, mh, io anche con le persone con cui collaboro, con cui lavoro, anche con Andre. Cioè quando, quando uno dei due sbaglia, Andre confermami, ma scusate so che mi confermi: cioè, cazzo, cioè, siamo quasi gasati perché uno. Siamo obbligati a imparare quella cosa lì. E due, abbiamo imparato come evitare in futuro la stessa cosa. Perché finché non c'è un errore, finché non c'è qualcosa che non ti aspettavi, non puoi migliorare quella roba lì. Non puoi aspettarti tutti gli errori del mondo. No? Ah sì, qualche volta ci facciamo un video e <ride> facciamo, facciamo vedere. Facciamo una live anche siamo in ufficio. Anche, anche voi userete sicuramente lo stesso approccio. Quindi uh, fatecelo voi il video. Non, in realtà, non dobbiamo dirvi nulla di di così eclatante. Sì, eh. no, esatto, no, no, è, è, ecco, diciamo così, non è che stiamo dicendo cose fuori di testa, ah, eh, stiamo dicendo i nostri pensieri che sono utili, secondo me. Okay. Eh, allora, Giovanni Tripodi prima dice, sì, è veramente vero quello che stai dicendo, con i piccolini lo sto già facendo. Ah, di cosa, aspetta, prima ho detto che non ci dimenticavamo nulla, delle pos <ride> cose positive, vabbè, un po' di tempo fa, però perché l'ho riletto, perché a Giovanni ha risposto Gioele Pittito. Gioele dice feedback comunicativo semplice positivo a panino più feedback tecnico diretto indiretto tramite rinforzo al compagno più rinforzo positivo meno frasi comprensibili complete e non spezzate da affermazioni più domande meno risposte più ripetizioni lascio rispondere a te è un bel elenco <ride> uh, dovrei rispondere punto per punto quindi cerco di essere veloce Feedback comunicativo semplice, positivo o a panino? Uh, sì, sì, come detto prima, attenzione a, a usare sempre le solite tecniche, non si dovrebbe neanche parlare di tecniche, secondo me, ma sempre i soliti modi. Ecco. Poi, più feedback tecnico diretto o indiretto tramite rinforzo al compagno, uh, bisognerebbe capire cosa intendi per. Feedback tecnico perché lì ho un po' dei pareri contrastanti rispetto a quanto vai nel tecnico. Uh, diretto o indiretto indiret intendi detto da te, indiretto vuol dire tramite rinforzo al compagno, sì, ok, perché tu attivi una sorta di uh, audibilità nel nell'orecchio della persona che sta ascoltando da un feedback, è una cosa molto interessante, uh, bisogna stare attenti e non essere... Che anche qui, sempre diretti o indiretti, basare sulla persona. E ogni tanto, se sei informativo, a mio avviso andare anche a fare il contrario per abituarlo. Uh, rif come dicevo prima, in realtà, rinforzo positivo: mm, sì, attenzione al concetto che abbiamo detto ieri. A mio avviso, lì, cioè non troppo, perché il troppo rinforzo positivo potrebbe creare dipendenza. Quindi, una motivazione estrinseca dovuta al fatto che gli si dice bravo sempre. Ecco, questa è una cosa a cui tengo molto. Uh, frasi comprensibili, complete e non spezzate da affermazioni. Uh, esatto, sì, comprensibili è la prima cosa, cioè lineari e che possono essere compresi comprese esattamente, non troppo, uh, neanche troppe domande in realtà. Eh. Cioè, no, o meglio, nel momento in cui si dice un, una cosa in partita, uh, ad esempio, non, non dovrebbe essere: eh, Ma che cosa l'hai passata a fare? Che, 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 che feedback è piuttosto potrebbe essere un ehm, po eh, l'hai passata ma avresti dovuto più, anzi fa schifo che così in realtà eh, non mi viene, non viene esattamente <ride> nel momento in cui la faccio piuttosto potrebbe essere un ehm, cosa Beh, sediamoci capiamo come potevi migliorare come, come la prossima volta possiamo farlo più efficace esattamente poi, più domande, meno risposte, più ripetizioni. Um, più ripetizioni, assolutamente. Più domande, assolutamente. Meno risposte, a mio avviso, non è detto. Cioè, dipende. C'è chi ha bisogno di risposte. Cioè, c'è chi ha bisogno solo di risposte. Le domande te le pone. Eh, sì, cosa fai, abituiamoci. Cioè, esatto, no? Il eh. punto è sempre capire do dove andare a prenderli, come creare rapport, no? Sì. Prima andiamo a prenderli nel modo in cui loro sono di comfort zone. Nel, nel luogo in cui e poi li portiamo da qualche altra parte dove crediamo mm. che sia più efficace sì. il coaching. Sì, penso così. Poi, ah, sì, sempre, sì, sì. Mh, sempre lui ci dice, da responsabili tecnici è fondamentale capire durante il colloquio conoscitivo chi abbiamo di fronte. Eh, eh, amen, è doppiamente sì, amen, sì, sì. assolutamente. assolutamente. Vero, ne vero. parleremo. Non so, se, non, so se, sì, non so se hai visto anche la live che abbiamo fatto un po' di tempo fa che abbiamo quali skill, quali attitudini hanno i ragazzi, magari se l'hai vista bene, se non l'hai vista, magari vai a vederla, perché parlavamo proprio anche di questo, poi comunque lo sì. ne ri... ne riparleremo. Fabrizio Stridi dice: tra l'altro, Fabrizio ha fatto partire una discussione pazzesca insieme a Gioele, perché inizia qua. Ah, inizia. Mm. Un vostro pensiero, esempio: retropassaggio al portiere. Il portiere nel calciare la palla gli passa sotto al piede e va in porta l'allenatore nel mentre sta attribuendo un feedback al suo portiere un genitore grida bravo che valore può avere successivamente il mio feedback <ride> ok ma il, bravo scusa bravo è il mago ironico giusto andrei eh, non so se è ironico verso il portiere o Sì, sì, sa no, non lo so un, perché se dice un genitore sì. cioè, no, no. Eh, ok aspetta prima perché gioele gli risponde e dice gli errori tecnici del gesto si correggono in gara o su situazione? Mai su situazione o in gara. Non ho Il capito. Gesto si correggono in gara o su situazione? Mai su situazione o in gara. Eh. Scusate, ah no, no, scusate, non si correggono. Le competenze combinate, quindi passaggio, smarcamento combinato e semplice, vengono corretti anche in situazione. Vuoi risponderti, Andre? Andrea? Uh... aspetta, aspetta, prima aspetta, continuiamo Fabrizio gli, ri, gli risponde okay. e dice, non ho parlato di correggere, ho parlato del valore del mio feedback, potrei dire dai Tommaso, non ti preoccupare la prossima volta starei più attento e vedrai che non succede più il genitore che grida dalla tribuna bravo potrebbe avere un valore diverso dal mio feedback mm. allora eh, diciamo che secondo me eh, ragazzi Dobbiamo insegnare ai nostri atleti a non prendere in considerazione la parte esterna, cioè il genitore, ma no, perché il genitore può anche gasare, cioè il tifoso può anche gasare. Ma nel momento in cui gasa, tu gli dai così tanta importanza che anche quando diventa negativo il tutto, gli dai lo stesso importanza e ti manda un po' giù di testa. Anche perché se tu fai affidamento all'allenatore, allora è l'allenatore che deve, è il feedback del tuo allenatore che deve sovrastare il più possibile rispetto agli altri, no? che deve essere quello di cui ti fidi davvero eh, posto che il bravo del genitore è, di, di certo di certo sono convinto che influenzi, anche un minimo il punto è possiamo, possiamo essere autocelebrativi, ma l'altra cosa che dico è Um, parliamo anche con i genitori cioè, quando noi diciamo come gestire i genitori lì dentro c'è anche il fatto di in partita comportatevi bene e capite come, come ragionare no? perché dire un bravo quando ha fatto un errore così non so cioè, se è l'avversario per prendere per il culo se è qualcuno della vostra tribuna io al cioè, genitore magari lo eviterei però è una, è una domanda molto complicata molto complessa eh, non, eh, non, non saprei Andre, uh, sono solo allora, in, diciamo in difficoltà, io cerco di essere un attimo mettermi dentro la situazione, e parlo: cioè, proprio dico, nel momento in cui mi accorgo che lui ha ricevuto il feedback del genitore perché non ha detto che lo riceva, uh, gli faccio capire cosa. Cioè, parlo con lui, gli dico perché il genitore ha detto bravo, perché sì, perché no, cosa voleva dirti? Cosa non voleva dirti? Ritieni sia giusto, ritieni sia sbagliato. Io cerco di mettermi in una situazione di essere critico, anche se è suo genitore, Ma non, cioè in quel momento non sto dicendo il tuo genitore, il tuo papà o tua mamma eh, ti sta dicendo qualcosa perché è giusto per forza. Ragioniamoci, secondo te, perché lì è una situazione in cui il ragionamento ha senso, e quindi poi dopo sto esattamente a quello che lui mi dice, quello che poi dove cercherei di indirizzarlo è. Eh, innanzitutto ci può stare anche scusa, ci può stare, io la prima cosa che farai è scusami. Perché, comunque io lo sto se gli ho fatto prendere gol, gli ho tolto la possibilità di, di, di non fa, di fare quello che lui è lì per fare, no? cioè, lui è lì per non far prendere gol. Perché gli piace prendere la palla con le mani, probabilmente, no? Ban banalizzando, perché penso si tratti di bambini, quindi gli chiedo scusa e gli dico, ok, stavo cercando di darti questa cosa, da ora in poi io, allenatore, imparo, non lo faccio più, perché è normale, ehm, perché se è stata per colpa mia che gli è passata la palla sotto, ci sta, no? Ma in, modo, in questo modo si dice, ok, boh, colpa tua, ci sta, va bene, eh, o meglio. Poi dopo, una volta che ho capito che la colpa, tra virgolette, è nella metà, Uh, cerchiamo di capire la prossima volta come evitare la soluzione mi piacerebbe che lui mi dica mister non dimmi più la prossima volta mentre gioco, perfetto cioè a me è successo una volta che mister aspetta non riesco a fare questa roba, bom oh, basta scusami, gioca, <ride> sbagliato io ho sbagliato io eh, dare quella, quella correzione in gara non funzionava o comunque dare quel feedback in gara non funzionava allora piuttosto eh, cer dovevo cercare di creare la sua attenzione in quel momento e poi dopo vorrei Fissare bene in testa le, a quel, a quel pensiero, quell'immagine e poi riparlarne dopo, ok? Questa è una cosa che ho imparato ad esempio a fare, che, che Fabrizio ti. Eh, che penso si faccia. Poi non, non sono completamente d'accordo sul fatto che nessuna situazione possa essere corretta in gara, soprattutto con i bambini. Eh, tenete conto che i bambini hanno una memoria che è, è un po' diversa dalla nostra, quindi a volte serve correggere in gara. Bisogna trovare il momento adeguato. Bisogna trovare il momento che non. Gli tolga esattamente quello per cui loro sono lì, cioè giocare e raggiungere quegli obiettivi che si autopongono durante, durante il gioco quindi, ecco, vi, vi dico, dico rispondo così: penso di aver risposto. Andiamo avanti, okay. andiamo avanti. Cristiano Vai. dice: Un arbitro che feedback può dare, eh, è stata una bella domanda, è una bellissima domanda. Uh, magari possiamo impegnarci, Marco a portare qui in diretta un arbitro. Uh, intanto abbiamo un paio di, di persone che potrebbero risponderci, potrebbero affrontare un po' di argomenti su questo. Aspetta. Allora, secondo me, allora qui lui, però, molto probabilmente dice un arbitro, sai quelli non federali fino a una certa età, giusto? Non ci sono, non sì, c'è l'obbligo sì, di arbitro sì. federale, eh, giusto? Sì, ecco. non lo so. Se poi... eh, ecco, secondo me, la cosa migliore che può dare un arbitro è cioè se, se si potesse formare una persona all'interno della società affinché del, della squadra, perché alla fine l'arbitro di, di una squadra di solito è un accompagnatore, comunque un, un genitore. Uh -huh. Secondo me avere una figura di riferimento che lo fa sempre, che ha questa passione, secondo me dovrebbe avere molto focus su concetto di rispetto tra le persone e con gli avversari. Cioè una cosa, cioè riuscire a far capire ai ragazzi quando fanno un fallo di dover chiedere scusa, di non arrabbiarsi, che l'arbitro può sbagliare come sbagliano i gio giocatori. Cioè, riuscire già da piccoli a rendere la figura dell'arbitro più umana e più... Cioè, se, riesco, se questo arbitro riesce a far capire ai bambini che l'arbitro che incontreranno per tutta la vita sono umani, possono sbagliare, quindi sono in una partita come lo sono tutti i giocatori... Secondo me è l'insegnamento più bello che può dare. Poi non dovrebbe, secondo me, non, potre, non, non dovrebbe dare feedback eh, tecnici o su come hanno tirato, ma perché non, non, non ha proprio senso. Secondo me, quello cioè, io non, non mi sentirei mai eh, in grado di poter dire a un ragazzo da arbitro, eh, scusami, che passaggio hai fatto? È cioè proprio stona, stona, non ha senso. Però lato molto soft ski, soft, cioè il senso come ti sei comportato, come dovresti comportarti mm, saluta scusati eh, lascia stare quel genitore perché magari c'è anche gente che, genitori fuori che dicono che cazzo, che cosa fai eh, all'arbitro o al, al giocatore, l'arbitro dovrebbe dirgli lì e dovrebbe dire stai tranquillo guarda che non te l'ha detto a te o dovrebbe molto essere chioccia, ecco <ride> io la vedo così la figura dell'arbitro sì. eh. Dovrebbe assolutamente, allora facciamo così, Marco e ragazzi. Eh, leggiamo gli ultimi due commenti. Vi faccio vedere un video che è una continuazione di eh, Rita Person, quello che, che abbiamo visto prima, e mm. poi ci, ci lasciamo a domani con l'intervento. Vi ricordo speciale tra virgolette del um, dei, di Carlo Simonelli, che è un preparatore atletico, consulente in materia e professore all'Università dell'Insulba di valutazione. Eh, motoria uh, lui, Ci sarà lui con, uh, con Enzo Corrado. Parleremo un po' di, di condizionamento e di prevenzione e infortuni. Quindi, preparatevi dalle sei domande. Dopo mettiamo fuori il post, scrivetele già sotto perché ci sarà una, bellissima, una bella mezz'ora in cui parliamo con lui. E gli lui si è proprio messo a disposizione: ha detto: no, no, a me piace un sacco visto che lavoro la gente, eh, parlare con le persone, quindi le domande mi piacerebbero. Quindi, uh, quindi proponiamo questa, questa cosa nuova con lui. Allora, okay, allora partirei... già, quello di Luigi lo vedi? Quello di no, vai ok. Allora Luigi dice: Ok, io ho scritto bambini, sono d'accordissimo sul tuo pensiero, è il vostro pensiero. Eh, la spiegazione alcune volte non fa effetto. È vero, non capirebbero. E quindi ti chiedo come glielo spieghi a migliorare il tiro. Per esempio, ho capito quello che hai detto, ma ho un dubbio: secondo te, un pulcino esordiente non deve sapere la differenza di tiro? Con il collo interno esterno lo deve scoprire da solo? Sì, con tanto gioco, ma con la nostra guida, anche vi faccio queste domande per capire il vostro pensiero. Sapete già che mi avete fatto cambiare molte idee. Eh, con under 15, però una correzione qualche volta ci deve essere. Anche perché io richiedo lo richiedono loro stessi. Mi è successo diverse volte: Mister, perché quando tiro la palla mi va molto alta? In cosa sbaglio? non dico di fermare il gioco ogni minuto, se è chiaro, ma a fine all allenamento o durante una pausa di riposo una correzione facile è sempre loro, una correzione facile è sempre loro la devono scoprire, ma io devo aiutarlo a spiegare le differenze. Spero di essere stato chiaro. Allora, sei stato chiarissimo. Grazie mille per il commento e per aver fatto, seguito alla, alla nostra, alla, alla chiacchierata di prima, eh, a quello che abbiamo risposto. Allora, il fatto, il fatto che loro lo richiedono ehm, Forse anche lì da fare un minimo di coaching, no? Cioè, facciamogli... potrebbe essere anche utile fargli. Cap... Faccio un'altra domanda. Potrebbe essere utile anche fargli capire che non servono feedback tecnici, sempre. Eh. No, aspetta, Ogni aspetta, tanto Marco, ci sta, Marco. però. Andrea... No, no, esatto, esatto, esatto. Finisco così. Finisco. Mm. Visto che io ho i miei pensieri da profano perché porto il mondo del business, il mondo del calcio, io farei rispondere a te, Andrea, perché sei molto più competente mm. su questo. No, scusa, ti stavo interrompendo perché secondo me. Uh, si stava un attimo andando fuori vai, vai, allora, vai. a mio avviso, nel momento in cui il, il ragazzo uh, Il ragazzo percepisce che c'è un problema che lui non riesce a risolvere da solo. Voi siete lì. Se lui. Cioè, se la situazione lo, po lo portiamo, cioè. Portiamo a capire qual è la situazione in cui ha sbagliato e lui continua a sbagliare. Perché non può essere un errore. Dobbiamo fargli capire che è di più, allora sì. Se si autocorregge meglio, ok? Questa è assolutamente la, la prima cosa. Quindi sbaglia tante volte, non riesce ad autocorreggersi, però la situazione deve essere una situazione in cui lui sbaglia proprio tecnicamente: cioè non è che sba Perché magari sbaglia. Se lui sembra di sbagliare tecnicamente. In realtà sbaglia lo spazio in cui ha ricevuto, perché non ha il tempo di coordinarsi bene. Okay. Quindi, quella è una situazione di percezione di gioco che è diversa. Facciamo che salute, facciamo che uh, lui sba si accorge che sbaglia tecnicamente. Quindi, ha tutto lo spazio del mondo uh, anche da solo, eh, tira da solo, tira fuori alle stelle. Allora, sì, allora lui richiede una correzione termica, e anche se non la richiede, si può andare a fargliela. E eh, li, passa, li passa per capire. Lì la correzione deve andare su uh, chiaramente un linguaggio in cui um, bisogna, capi bisogna capire reciprocamente cosa si intende per tipo di tiro di collo interno, tipo di tiro all'interno, tipo di tiro all'esterno, perché altrimenti anche la comunicazione non andrebbe bene. E gli, glielo si fa vedere. Però anche lì attenzione a, a pensare che il, il ragazzo o il bambino. Uh, vada a imparare tecnicamente quel gesto perché gli si dice come fare, cioè lì il modo è. Eh, guarda Matteo, meglio ancora se è una persona ancora più vicina a lui, cioè con meno barriere possibile e non l'allenatore stesso. Gua, eh, Marco, eh, visto che mi hai chiesto questa cosa, che, hai fatto, che fai fatica in questo tipo di tiro, guarda Matteo che lo fa bene, lui tira di collo interno, guarda bene, eh, bom, glielo fai vedere 5-6 volte nella stessa situazione. Ok, che cosa fa Matteo? Eh, fa così, aspetta che provo, bom, tira male, guarda Matteo, ritira, guarda, ritira. Il processo di apprendimento per imitazione. Allora quello ha molto senso. No? Ha molto senso. Tenete conto che eh, io alleno una squadra femminile quest'anno, eh, promozione femminile, quindi non è, il livello non è altissimo. Ho una ragazza che appena ha iniziato a giocare, faceva ciclismo. Lei però è innamorata del calcio e lo ha sempre guardato così tanto da fare dei gesti tecnici, eh, cioè pazzeschi. Eh. Pazzeschi per quello che fa. La, la nostra prima uscita di costruzione, tante volte è basata sul suo sul trovare lei che dribla da terzino. Sul trovare lei che dice: beh, Noi così usciamo. Ma è, è, è pazzesca per quello che fa. Lei non ha mai. Nessuno gli ha mai detto come fare, lei ha solo guardato la televisione, tra l'altro, neanche così vicino. No? Però l'emozione che gli provocava quel gioco l'ha fa, fatta imparare. Quindi io agirei in quel modo lì, perché nel momento in cui lui percepisce che c'è un problema, allora eh, agisci sull'emozione di volerlo risolvere e faglielo risolvere attraverso l'apprendimento per imitazione. Io andrei così. Uh, chiaro che bisogna stare attenti perché a volte detto quello che diceva Marco prima può essere giusto nel momento in cui lui non percepisce che non ha sbagliato perché tecnicamente non lo sa fare ma ha sbagliato perché in quel momento ha, cioè proprio era sbilanciato era vicino all'avversario ci ha messo troppo e quella è proprio una, una questione di percezione del gioco no? il più delle volte tendenzialmente uh, il 60% degli errori che noi riputiamo tecnici sono dovuti a una malpercezione del gioco: il 60% 61, in realtà. In realtà che cosa succede? Che noi più volte andiamo ad andare a dire la tecnica è sbagliata, quando in realtà è la, la tattica individuale, la scelta che è sbagliata, ok? Eh, quindi attenzione su cosa intervenire, nel momento in cui lui generalizza, facciamo gli esattami, noi dobbiamo avere le competenze per non generalizzare e puntualizzare il problema rispetto al, a dove si è creato e a farglielo capire. Ecco, io la vedo così Marco, è perché ti stavo interrompendo. Luigi, spero di averti risposto, io... nel caso magari ci sentiamo, ci sentiamo per messaggio, visto che siamo più o meno alla fine. Io non entro, non entro in merito perché non sono competente così tanto su queste cose, per cui mi affido a te, ai tuoi risposti. <ride> Um, andiamo, bene. Dice, <ride> eh? andiamo bene, Petito ci dice: andiamo bene, il genitore è da riprendere dal responsabile tecnico durante i seminari. Sì. Eh, anche da riprendere. Nel senso, ovviamente come intendi, lo, lo esternalizzo quel tuo pensiero. Ovviamente da riprendere, sì. nel senso, dargli un feedback costruttivo anche sì. al genitore durante i seminari. Eh, ver, ver, cioè, sono, sono d'accordo. Sì, è, da, sì. è, è comunque una persona. Uno stakeholder da prendere in considerazione da valorizzare il più possibile anche lui. Anche eh, il su questo vi consiglio: la parte di eh, abbiamo fatto un episodio sui genitori. Una diretta, poi, in realtà, vabbè, più banalmente andate nel nostro sito nella parte di consulenza. In realtà abbiamo attivato una serie di corsi di formazione per genitori, eh, proprio volti anche a eliminare questo tipo di problematica. Se vi voglio, sì, eh, sì, sì, sì. poi eh, Filippo Guerrucci. Eh, ci dice: Mi è capitato spesso che un giocatore mi torna in panchino alla fine di un tempo e brontola sul genitore del cosa fare o cosa sbaglia. Io in un gruppo ripeto che ci sono due voci: la mia da allenatore e dal dirigente che mi accompagna. Spesso l'umore, la fiducia che gli trasmette, lo carica e in campo dal cuore. Allora, allora Andrea ti lascio subito a te, solo una cosa dico: è mm. vero che il genitore influisce tanto, ma perché il genitore è il genitore. Cioè, non possiamo nasconderci da questo. Anche se, voi, cioè, anche se voi diceste non ascoltare tuo papà o tua mamma, ma come pensate che un bambino possa far fede a questa cosa qui? Suo papà e sua mamma. Eh, è una cosa che arriva, un bambino intendo, è eh, un ragazzo può già avere dei, dei costrutti per cui può capire questa cosa. Il, il più non è tanto dire non, non, eh, non ascoltare il genitore, ma più è far capire al genitore come essere davvero utile al figlio. Mm. Totalmente. Vai vai, vai te, totalmente io ricordo che ho fatto proprio personalmente ricordo che ho fatto questo split dal non ascoltare i genitori ma nessuno mi ha mai letto non ho avuto allenatori che dicevano non ascoltarlo ma anche perché se me lo dicevano mm. io li ascoltavo lo stesso allora non ascoltavi il cambio di campo scusami <ride> ah no <ride> <ride> ho fatto questa, questa inversione a tipo qui 14 anni 14 anni. Ma proprio un'inversione mi ricordo una volta che mio papà arrivo a casa e mi dice: Ma no, ascolta, ma non, non ascolta quello che ti ho detto. Cioè, ti ho detto di fare quella roba così, era meglio. Ho detto, boh, papà, non ti ho sentito. Cioè, io in quel momento io sono accorto che io non lo sentivo più. Basta. Non è che parla molto, eh, voglio dire, però da bambino parlava, mi incitava. Eh, mia mamma veniva a seguirmi. Dai, dai, a me dà fastidio anche quel dai. Io volevo star da solo lì dentro e basta, no? E piano piano questa cosa mi ha fatto crescere da solo. Quindi. Bisogna stare attenti a secondo me, educare di più, come diceva Marco, dalla parte dei genitori. Sì, è vero. Cristiano, Cristiano ci, ci dice: no, no, assolutamente non tecnici. Parlo di valori, e ovviamente sono d'accordo sul fatto che l'arbitro può sbagliare. Ah. Sì, allora, allora sì, cioè, okay. ma ovviamente, come immaginavamo anche noi, è cioè, molto, molto soft molto valoriale, esatto invece Luigi risponde a Cristiano e dicono, guarda un amico che allena in Francia nei professionisti categoria nostra esordienti gli arbitri, fanno i gli arbitri li fanno i ragazzi stessi un tempo per uno a squadra quella in casa fa due tempi con due ragazzi diversi bellissimo mi ha detto mai, problem mai problemi i ragazzi non hanno nessun problema a farlo anzi si divertono e finisco con Cristiano che gli risponde, dice potrebbe essere un'idea. Beh, ma questo è, è bellissimo, è bellissimo alla fine, perché non mi ricordo quando lo dicevamo, Andre: nella Di andare genitori, a mi sembra. Di impersoni... No, di mettersi nei panni degli altri. Non è che lo dicevamo? Qualche, con le attitudini, probabilmente. Forse con l'imo o con le attitudini, comunque, sì. Eh, ah, ma voi pensate a fargli fare ai ai ragazzi l'allenatore o farli fare ai ragazzi l'arbitro o farli fare ai ragazzi il magazziniere o il dirigente. Cioè, renderli partecipi e farli davvero vivere quelli che sono tutti i ruoli che ci sono attorno a una partita di calcio o un allenamento, quanto potrebbe farli crescere? Cioè, tu che ti senti lì dal, da, da arbitro, in mezzo a tutta gente della tua età, e capisci quanto è difficile prendere una decisione. Cioè, quando poi tu torni dall'altra parte il lato giocatore inizi a vedere anche l'arbitro in maniera diversa e cresci e cresci eh, no? io sono, tu Marco un po' sai la mia dal punto di vista dell'arbitro io non sono totalmente a favore del, del non che non lo sia assolutamente ma non lo sono totalmente a favore dell'auto perché a mio avviso l'abituarsi a qualcuno che prende decisioni, che è esattamente quello che succede nella vita, non è male. Ma no, però qui infatico... non è autoarbitraggio. Eh? Come? Qui non è autoarbitraggio. No, eh? Scusa, nell'idea espressa da, mi sembra, Cristiano, eh, c'era la cosa che i ragazzi vanno a allenare, una volta uno, una volta l'altro. No, 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 ma qui dice sì, ma non è autoarbitraggio. Cioè, il ragazzo è l'arbitro in quel momento. Sì, 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 certo. è eh quello. Ah, è ok. Certo. Sì, sì, ah, sì okay, scusa, okay, magari va auto-arbitraggio, vabbè. No. Lo intendo io, così. io scusa, io avevo compreso autoarbitraggio come non c'è l'arbitro e tra di loro mentre giocano si arbitra. Sì, sì, hai ragione, hai ragione, esatto. Uh, sì, è il ragazzo che arbitra. Avevo capito male allora. avevo cioè, capito che era il ragazzo d'interno all che. Allora sì, bellissimo, bellissimo. Male. Ah, no, esatto, no, è proprio uno male. che fa il ruolo di quello. Sì, 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 capito male. Okay, benissimo. Invece, invece, quello che dici te, concludiamo la live così dai. Quello che dici te, diteci cosa ne pensi dell'autoarbitraggio anche voi, ragazzi. Io dico che eh, potrebbe essere figo perché crea, comunque rende i ragazzi più responsabili, ma allo stesso tempo, come dici tu, è poco vero. E quando poi si trovano a avere qualcuno all'esterno che li deve arbitrare, è come se rompono un po' la catena e si trovano un po' spaesati. Per cui, pro e contro su quello. Sì. sì. Allora, ragazzi, ho visto che un po' di voi hanno scaricato il grid test, il grid scale. Magari poi ci farete sapere nelle prossime dirette cosa ne pensate. Uh, magari o scrivetecelo nei commenti di qualche posta, da qualche parte. Uh nella recensione so, dove volete voi allora io vi lascerei vi lasceremmo con questo bel video che è la fine del video che andrete sicuramente a vedere di TED Talk scriverete Rita person: eh, si scrive Rita person, quindi non potete sbagliare e pazzesco, completamente diverso <ride> ve lo vedete tutto da soli allora intanto che lo carico vi lascio questo questo breve come dire questo breve immagine così vi ricordate di scaricarlo. Qualunque non avesse fatto il grit scale per chi non si è connesso all'inizio? Il link è in descrizione. Uh, faccio partire questo video e ci salutiamo dopo dopo il video, dai. My mama died two years ago at ninety two. There were so many former students at her funeral. It brought tears to my eyes. Not because she was gone, but because she left a legacy of relationships that could never disappear. Can we stand to have more relationships? Absolutely. Will you like all your children? Of course not. <laughs> and you know your toughest kids are never absent. <laughs> never. You won't like them all. And, and, and the, the, the tough ones show up for a reason it's the connection, it's the relationships. And while you won't like them all, the key is they can never, ever know it. So, teachers become great actors and great actresses, and we come to work when we don't feel like it, and we listen to policy that doesn't make sense, and we teach anyway. We teach anyway because that's what we do. Teaching and learning should bring joy. How powerful would our world be if we had kids who who were not afraid to take risks, who were not afraid to think, and who had a champion. Every child deserves a champion, an adult who will never give up on them, who understands the power of connection and insists that they become the best that they can possibly be. Is this job tough? You betcha. Oh God, you betcha. But it is not impossible. We can do this, we're educators, we're born to make a difference. Thank you so much. Ragazzi, quando dice. Stavamo discutendo di Marco quando dice We teach anyway e quando dice la frase Tutti i ragazzi non dovrebbero avere paura di sbagliare. Io penso che questo racchiuda tutto le, le, le dirette che mi ha fatto fino ad ora. Quindi, vi lasceremo così. Vi salutiamo Ottimo. e ci vediamo, ci vediamo domani. Ciao ragazzi.